Ciao ragazzi, bentornati sul canale. E se la domanda che state facendo è chi sei tu e perché sei qui, domanda più che legittima, tra l'altro, beh, la risposta è semplice. Io sono Andrea e ho un canale YouTube in cui parlo di sport e della loro storia. Un giorno ero bello tranquillo a farmi gli affari miei quando mi arriva un messaggio da Gerus che mi dice: ehi bello, mandami una lista di tre film sulle arti marziali e il motivo per cui dovrei vederli. Eh sì, avete sentito bene, per la prima volta non sono io a fare gli onori di casa. Allora, ben arrivati sul canale, io sono Gerus, il vero padrone di queste quattro mura telematiche, e oggi sono qui proprio per dare la mia opinione sui video che mi ha consigliato Andrea. Come avete sentito, dei video di schiaffi. Non propriamente il mio genere, siamo sinceri. Però, vediamo. Anche perché il genere action, genericamente, lo apprezzo e mi aspetto che film sulle arti marziali scelti poi da Andrea, che di questo ha fatto un po' il suo motivo principale nel proprio canale. Mi aspetto dei film con delle coreografie decisamente interessanti. Per cui lasciamo la parola a Andrea per il primo consiglio, ma non prima di ricordarvi di schiacciare la campanella e di iscrivervi al canale se volete vedere questo o altri video e se volete supportare questo piccolo canale. E ricordate di fare un giro anche sul canale di Andrea e supportare anche lui. Andiamo con il primo film. Quindi eccomi qua, e partirò subito col dire che questi film che ho scelto sono considerati come dei cult per il genere, e non potevo non iniziare con Dalla Cina con Furore, con protagonista Bruce Lee. Il film prende ispirazione da una vicenda realmente accaduta, e cioè la morte misteriosa di un famoso maestro di arti marziali. Perché consigliare questo film? Di certo non per gli effetti speciali, e a parte quando combatte Bruce Lee, le coreografie dei combattimenti, alcune, non sono proprio un granché, ecco, sono proprio finte. Ma la cosa bella di questo film è che non si basa tutto sui combattimenti. All'interno c'è anche una grossa critica sociale contro il razzismo, che a quei tempi si faceva sentire parecchio in Cina da parte dei giapponesi, che facevano un po' il bello e il cattivo tempo. Per i più romantici c'è anche una storia d'amore che non appesantisce, ma si amalgama molto bene con le vicende narrate. Dalla Cina con Furore segna un punto di svolta per quanto riguarda questo genere cinematografico, in quanto fornisce una bella caratterizzazione dei personaggi e trasforma il protagonista nell'eroe overpower che non può perdere. Hanno fatto anche dei sequel e dei remake che non ho visto, ma non sono nemmeno tanto sicuro di volerli vedere. E ok, allora partiamo proprio da questo tuo primo consiglio. Innanzitutto, è il meno bello dei tre, diciamo le cose come stanno, ma ovviamente, non mi saltate subito alla gola, è un pezzo di storia del cinema di questo genere, ovviamente. Tra l'altro, Bruce Lee è uno di quei personaggi, di quelle personalità, con tutto quello che ci ruota attorno, con il suo ruolo come attore. E anche come stuntman e come maestro di stuntman e come istruttore della sua disciplina marziale che mi ha sempre affascinato, l'ho sempre apprezzato. Ho visto, anche se casualmente, diciamo nella mia vita, alcuni film di Bruce Lee proprio perché mi affascinava lui come figura. E questo Dalla Cina con Furore mi mancava. È oggettivamente un pezzo della storia, è uno di quei film, come ha appena detto anche Andrea, che segnano il punto di arrivo, un punto di svolta quantomeno nella storia di questo genere. E grazie alla fama che Bruce Lee si era fatto con The Green Hornet in America, questo sarà anche il primo film di questo genere che verrà proiettato su suolo americano e che farà esplodere la passione per questo genere ed aumentare ancora di più la passione per Bruce Lee, per la sua figura, che in America è stata così centrale. Ora, Andrea ha praticamente detto tutto quello che c'è da dire. La cosa che più mi è piaciuta non sono tanto le coreografie, a parte alcune in cui Bruce ovviamente brilla, ma è proprio la componente legata al razzismo. Fondamentalmente mi ha molto colpito perché non conosco bene la storia dell'Asia e di conseguenza anche la storia cinese. Quindi andare ad approfondire questo spaccato con tutta la tematica del razzismo è stato interessante e va ad aggiungere tasselli di conoscenza dell'Oriente e di quel dualismo negativo prevalentemente, ma a tratti anche positivo, che c'è proprio fra Giappone e Cina, prevalentemente negativo, prevalentemente basato sulla rivalità e a quanto pare anche sul razzismo che si portano avanti da anni. È curioso come certe dinamiche ci si sposti un po' ovunque per il mondo, ma alla fine restano sempre le stesse, perché le tare
che abbiamo qui dentro, a quanto pare le condividiamo tutti come specie. È curioso poi come Chen, il protagonista interpretato da Bruce Lee, in questo racconto sia un po' qualcosa di diverso da quello che nel film orientale, nel film di arti marziali, si era abituati a vedere come canone eroico, e quindi non l'eroe posato, riflessivo, in piena linea con quello che le arti marziali vogliono trasmettere, ma un eroe per una volta impulsivo, un eroe addirittura vendicativo, quindi qualcosa che appare strano nel contesto delle discipline marziali orientali, quindi qualcosa che mi ha sicuramente affascinato e colpito. E tra l'altro la sua interpretazione così quasi macchiettistica, oggi potremmo dire, perché il film secondo me non è che è invecchiato benissimo, è quell'impostazione, oggi può sembrare strana più che altro, ma è quello probabilmente che ha dato il via alla fama di Bruce Lee, almeno nel mondo del cinema, poiché questa sua caratterizzazione così fisica, così legata a urli, a manifestazioni del proprio status emotivo, lo ha reso un po' l'icona che tutti oggi conosciamo, con quei suoni e quegli strilli che chiunque almeno una volta nel mondo del cinema ha avuto l'occasione di sentire. Primo film che è sicuramente affascinante, sicuramente un buon punto di partenza se si vuole anche un po' cominciare a studiare quello che è questo genere, e quindi grazie per il tuo primo consiglio, ma mi risulta tu abbia ancora qualcosa da dire. Piccolo fun fact che mi serve per collegarmi al prossimo consiglio è che in questo film ha lavorato come stuntman niente poco di meno che Jackie Chan. E quale tra i mille miliardi di film di Jackie Chan potrei consigliare se non quello che l'ha portato al successo internazionale, e cioè Terremoto nel Bronx? Facciamoci la solita domanda: perché dovrei spendere un'ora e mezza della mia vita, che non tornerà mai più, che ansia ogni volta che lo dice, per guardare questo film? Prima di tutto perché c'è Jackie Chan, che ispira simpatia solo a guardarlo, ed è riuscito a trasformare la violenza in un'accezione quasi cartunesca, mi verrebbe da dire. Perché ok, lui picchia la gente, ma è come se le sue botte avessero lo stesso effetto delle esplosioni di Will Coyote. E poi riesce a trasformare qualsiasi oggetto in un'arma. È come se fosse il MacGyver del combattimento. Motivo numero due è che lui è uno stuntman della Madonna. È totalmente folle. Gli stunt che fa sono pazzeschi e da soli valgono la visione di questo film. Infine va visto per i bloopers a fine film, che ci sono in tutte le sue pellicole, ma è una scusa in più per guardarlo. E mi rendo conto che queste sono cose comuni a tutti i suoi film, ma come ho detto prima, questo in particolare lo ha reso famoso a livello internazionale. Quindi, non lo so, ha una marcia in più? Oh, ecco, il tuo secondo, almeno nell'ordine della narrazione, è stato il mio preferito dei tre. Non conoscevo Jackie Chan, nel senso che conoscevo Jackie Chan, ma non avevo visto suoi film, proprio perché, come ho già detto, è un genere che non mastico ed è un genere che non mi ha mai attirato più di tanto. E invece questo film mi ha conquistato totalmente per tutto quello che hai detto tu, per tutto quello che avete appena sentito dire ad Andrea di conseguenza, perché da una parte Jackie Chan è grandioso, è davvero divertente, simpatico, lo si vede ed è un cazzone nel senso positivo, ti coinvolge, il film non è mai volutamente serio, non si prende sul serio, scherza su se stesso, è pieno di coreografie totalmente folli ma fatte in modo meraviglioso. E da una parte sorridi per come Jackie Chan si approccia al personaggio, si approccia alle coreografie, e come sembri tutto improvvisato quasi, e come lui riesca ad inciampare in un determinato momento per darti l'idea che il personaggio sia goffo e stia improvvisando, ma al contempo abbia delle capacità atletiche che lo mettono in una situazione di vantaggio rispetto a tutti gli altri teppisti con cui combatte. E poi sì, cazzo, sono tutti stunt veri. Quando arrivi ai bloopers e vedi lui che salta dal palazzo, dici: cioè, davvero? Hai fatto sta roba? Davvero? Wow. O ancora quando scopri che durante uno stunt si è fatto male e arriva proprio nei bloopers, ma saperlo prima non vi cambia assolutamente nulla. Ovviamente non è un film in cui qualcosa possa essere spoilerato, ma scopri che si è fatto male e che ha continuato a recitare, a fare
robe da stuntman con una sorta di Jetson mascherato con una scarpa aderente finta. È incredibile, sto tizio si è fatto male e ha continuato a girare stunt assurdi. E poi c'è la scena dell'Overcraft finale, che è quasi estrema nel suo non prendersi sul serio, ma che al contempo ti fa capire proprio l'impostazione, lo spirito del film. Poi arriva poco prima di quei bloopers che ti fanno reinquadrare tutto e ti fanno accettare anche quelle cose sopra le righe, forse quasi eccessivamente, in tutta la scena dell'Overcraft, che comunque l'Overcraft, che strumento meraviglioso che abbiamo inventato. Detto questo, non ho detto nulla sulla trama, qui nemmeno Andrea ha accennato nulla, ma fondamentalmente abbiamo il personaggio interpretato da Jackie Chan che arriva in America per assistere al matrimonio dello zio e viene coinvolto in una serie di cose che riguardano teppisti locali, gangster e nulla di più. Quindi un pretesto che serve fondamentalmente a farci accompagnare di coreografia in coreografia verso la fine, con un film che, come dicevo, non si prende sul serio nella trama e nessun aspetto della trama, ma che è davvero godibile e divertente. Probabilmente dopo questo altri film di Jackie Chan li recupererò volentierissimo. Volentierissimo non si dice, giusto? Comunque, torniamo da Andrea. Come ultimo film consiglio Ong Bak, con protagonista Tony Jaa. Non aspettatevi grandi cose dalla trama, ma è un film che cattura l'attenzione, prima di tutto per i combattimenti bellissimi che ci sono all'interno della pellicola, molto ben coreografati e che mostrano diversi stili di combattimento. Anche qui ci sono scene stunt da lasciare stupefatti, e in aggiunta a tutto questo mostra anche quello che rappresenta per i thailandesi il loro credo religioso e l'importanza che ha la Muay Thai nel loro paese e per il popolo. Hanno fatto anche due prequel, ma a mio parere non sono un granché, sono soltanto botte senza senso, quello dopo un po' stufa, ecco, annoiano. Una storia non c'è, non si capisce. Ho finito, spero possiate apprezzare questi consigli, grazie per aver guardato e ovviamente grazie Gerus per aver chiesto la mia opinione e avermi ospitato sul tuo canale. E non dimenticatevi di scrivere un commento e far sapere che cosa ne pensate di questi film. Ciao! Oh, allora, l'ultimo film, Ong Bak, è il mio secondo nella classifica e devo dire ancora una volta che sei stato bravissimo nel sottolineare gli elementi chiave per cui qualcuno dovrebbe vedere questo film. Aggiungo che, essendo la Muay Thai l'unica arte marziale che da adulto ho portato avanti, ho sperimentato per un po', è stato molto bello rivedere quegli elementi sia di coreografia che spirituali, perché nel gruppo in cui esercitavo quest'arte marziale c'era anche parecchia attenzione da parte del nostro maestro. Ciao Ale, devo dire che mi manca molto fare Muay Thai con voi ragazzi, piccola parentesi che ci teniamo fra di noi. Ma comunque sia, la cosa bella di questo film è proprio quello, riesce a trasportare bene lo spirito e l'attenzione che c'è nell'arte marziale della Muay Thai, ma in genere dal punto di vista filosofico potremmo dire l'importanza che rivestono in tutte le arti marziali nei loro paesi d'origine. E in questo caso la storia è molto semplice: in questo paesino viene ad essere rubata la testa di Ong Bak, il santone, la divinità, in realtà dovremmo dire il Buddha di quel paese, e viene mandato un giovane orfano cresciuto dai monaci a recuperare questa testa nella città perché è stata rubata. Da lì in poi, un pretesto dietro l'altro, sarà costretto a usare le arti marziali per difendersi e per combattere il male in una qualche misura, e questo è tutto ciò che c'è di importante da sapere. La trama si svolge ovviamente con non l'attenzione, ecco, che altri film riescono ad avere. Ci sono dei momenti che possono risultare quasi ridicoli, ma non è quella la parte importante. La parte importante, ancora una volta, è la coreografia. Le coreografie sono incredibili. L'attore principale è anche stuntman di se stesso e stuntman poi in altri film. È incredibile, ancora una volta, sa padroneggiare l'arte marziale, sa essere rapidissimo e, come nel precedente film, c'è un'attenzione nel costruire le scene action che è davvero di alto livello. Quindi, anche solo per quello, vedetelo. Poi ci sono dei cliché quasi che potremmo trovare in tanti videogiochi di schiaffi, tipo Yakuza e cose del genere,
ho momenti che possono ricordare gli scontri di Fight Club nell'impostazione, diciamo, proprio di come viene mostrato questo scontro con questo gruppo di persone che combattono per strada. E poi ripeto, la parte davvero bella è tutta l'attenzione comunque alla Muay Thai, certo, cercando magari di spingere al massimo tutta la componente coreografica, come è ovvio in quello che è fondamentalmente un film che deve intrattenere, ma che proprio per questo è davvero interessante. Quindi devo dire che Andrea, sei stato bravissimo, vi ricordo ancora una volta di passare anche sul suo canale, di seguirlo perché è davvero un canale interessante, poi ora ha cominciato a fare anche qualche video su cose differenti e li apprezzo sempre, i tuoi video sui film, su quello che è tutto il resto, ma apprezzo anche quelli sulle arti marziali pur non essendo io un praticante così costante come sei tu fondamentalmente. Però detto questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere se avete altri titoli di questo grande genere che ora comincerò a scoprire un po' per volta da consigliare qui sotto nei commenti, come diceva anche Andrea. Speriamo di leggervi. Detto questo, grazie ragazzi e ci si vede qui la prossima volta. Per ora, buona vita e buone passioni. Ciao belli!